Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, oggi vi voglio raccontare, spiegare e farvi vedere come prendere il giubbino da Netturbino, quello arancione, quello raro. Intanto vi voglio anche spiegare che l'attività che è uscita Versus, ragazzi, per chi non lo sa, può essere usata come attività merge, ragazzi. È veramente una bomba, dato che questa attività non dobbiamo scaricarla col social. Semplicemente, come tutte le altre attività, la andiamo ad avviare facendo start online via attività create da Rockstar Versus, ragazzi. Una volta che l'avete avviata, se volete usarla come merge, basta che mettete su abbigliamento completi in possesso, ragazzi. Se mettete completi in possesso, la userete come attività merge. Se invece volete recuperare qualche outfit da questa attività, dovrete mettere a tema, come ho fatto io in questo momento. Perché? Perché vi farò vedere come recuperare il completo da Netturbino con il giubbino da Netturbino arancione, che è raro da ottenere, ragazzi. Bisognerebbe usare il transfert e noi così non useremo il transfert. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Facciamo entrare il nostro amico all'interno dell'attività, ragazzi, e vi spiego subito una cosa. Il secondo prenderà il giubbino arancione, ragazzi, e il primo no. Quindi ogni volta per recuperare il giubbino dovremmo farci ostare da qualcuno questa attività, ragazzi. Quindi in questo caso io la sto ostando e la farà il Grix. Il Grix prenderà il giubbino arancione, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che parte l'attività, andiamo a cercarci il completo da Netturbino, raga. Una volta che avete trovato il completo da Netturbino, cosa dobbiamo fare per farlo diventare arancione al nostro amico? Il nostro amico dovrà entrare nella nostra squadra. A questo punto, sbadabam, raga, avrà il giubbino da Netturbino arancione. Cosa dobbiamo fare? Facciamo pronto tutte e due e ci dirà che non possiamo avviare questa attività perché siamo due persone nella stessa squadra. Cosa succede? Semplicemente dobbiamo attendere i 40-50 secondi, raga, che starta automaticamente. A questo punto, una volta che avete atteso il timing, raga, quando spawnerete nell'attività, come potete vedere, io che sono lost, ho il completo questo elegante, mentre invece il nostro amico, quindi il secondo, andiamo a cercarlo, avrà il completo da Netturbino. Cosa dovrà fare, raga? Semplicemente dovrà switchare luci vestiario e poi aprire il menu Xbox PS per far crashare l'attività per inattività. Ma adesso passiamo appunto alla parte di chi sta prendendo il giubbino, ragazzi. Quindi ripartiamo da questa schermata. In questo caso adesso state vedendo il secondo, quindi chi prende il giubbino. In questo caso il Grix mi sta facendo da primo, quindi metterà, ragazzi, il completo, quello con Netturbino. Noi a questo punto avremo questo elegante, ci spostiamo di squadra e sbadabam, avremo il giubbino, ragazzi. Come facciamo a salvarlo? Una volta che siamo poi nell'attività, non sto a rifarvi rifracassare tutta la wallera, apriamo il nostro menu interazione, andiamo su stile, andiamo su luci vestiario, ragazzi, e dobbiamo tenere premuto freccia destra o freccia sinistra per circa 30-40 secondi. Una volta passati 30-40 secondi, che sono fondamentali, ragazzi, potete anche guardare in basso a destra appena vi fa il caricamento, ma delle volte il caricamento non lo fa, quindi aspettate sempre quei 30-40 secondi. E una volta che avete fatto questo switch, aprite il vostro menu Xbox o il vostro menu PS, ragazzi. Se non sbaglio, su PS5 per crashare bisogna andare nella selezione dei giochi della Play, e a quel punto dopo un po' di tempo vi fa crashare in attività. Ora non ricordo precisamente, fatemi sapere nei commenti. Quindi a questo punto, una volta che apriremo il menu Xbox o PS e saremo crashati, ragazzi, ci darà questo messaggio, questa allerta. Semplicemente noi dovremo accettare questa allerta, e a questo punto, una volta accettata l'allerta, ragazzi, ci manderà in una sessione pubblica o inviti, dipende da dove avete startato voi l'attività.
Una volta spawnati avremo il completo col giubbino arancione. Dovremo andare, ragazzi, in un negozio di outfit o a casa o dove vi pare e salvare l'outfit. Una volta che ve lo siete salvati, se volete potete farvi anche questo outfit che ho fatto veloce, facile facile. Andiamo sui jeans e ci andiamo a cercare, raga, questi arancioni che ci stanno veramente bene. Rimaniamo in tema con il contesto. A questo punto, una volta messi questi pantaloni arancioni, ci spostiamo e andiamo direttamente alle scarpette, raga, perché non potremmo toccare nulla nella parte alta degli outfit. Quindi la giacca, la maglia, non potremo cambiarla. Possiamo andare dalla parte invece delle mani, ragazzi. L'unica cosa che possiamo fare, possiamo andare a cambiare i guanti. Ci mettiamo un guanto magari grigio o bianco. Io ci ho messo questo bianco di cotone, mi piace tanto, ci sta bene. A questo punto, visto che abbiamo le attività, raga, io vi consiglio anche di sbatterci magari il caschetto arancione, veramente carino. Ora vi faccio vedere, per esempio, come ci potrebbe stare il caschetto arancione come l'ho fatto io. Io per esempio l'ho preso da questo outfit che avete bocciato nel post, quindi lo butteremo via, lo metteremo nel dimenticatoio e ci metterò la parte alta, il casco, la maschera, magari anche gli occhiali. Ora vediamo su questo outfit col giubbino da Netturbino, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate, secondo me ci sta veramente veramente bene. È veramente carino. E niente, ragazzi, a questo punto, se volete, vi andate a mettere il paracadute nero, ci sta benissimo. Io l'ho messo poi dopo che ho smesso di clippare, perché come al solito faccio danni, raga. Ma ci sta veramente veramente bene. Però questo giubbino, raga, viene classificato come torso. Quindi cosa vuol dire? Che se voi fate il solito glitch per passare la cintura, ok, negli outfit, quello con il giubbotto antiproiettile, pesca e la maschera, voi potrete passare il giubbino sugli altri outfit. Ovviamente o mettete il giubbino o mettete la cintura, raga, o mettete tipo la bombola o mettete le spalline. Purtroppo non si può mettere tutto assieme con una console, bisognerebbe usare il beef. Quindi salvatevi l'outfit, ragazzi, niente che dire. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale e alla prossima. Sbadabam.